serie di Wina. Appassionati. Tre punti per continuare la marcia verso la Serie A e conservare il secondo posto in classifica. E questo l'obiettivo del Verona, che ha di fronte a sé un ostacolo non facile come il Crotone. Mandorlini ripropone dal primo minuto Cacia nel tridente d'attacco. Drago sogna invece la clamorosa impresa. Amici sportivi, dallo stadio Bentegodi un saluto da Nicolò Ceccarini e Verona-Crotone. 33esima giornata della Serie B Win, match che sarà diretto da Ostinelli di Como. Si osserva su tutti i campi un minuto di raccoglimento per una leggenda, Pietro Mennea. Tutto è pronto, comincia Verona-Crotone. Del Prete, prova ad andare via Del Prete, va altra versione, palla insidiosa dentro e poi Vacinovic in qualche maniera, ma l'azione ancora viva, il tentativo di Gallardo, palla sul fondo. Il capitano rosso-blu che dà questo pallone ancora in avanti, vediamo se c'è l'opportunità adesso per Gabbionetta. Gabbionetta, il sinistro di Gabbionetta sul fondo. Pallone ancora per Mazzotta, che adesso sta spingendo più rispetto all'avvio della gara. Ancora Mazzotta, pallone dentro, arriva il colpo di testa di Gabbionetta, palla fuori di un niente. Parte il traversone, palla dentro, viene allontanata, opportunità ancora per Del Prete, il destro di Del Prete! Ed è bravissimo Rafael, perché il pallone era insidiosissimo. Calcio di punizione con Vacinovic, pallone dentro, arriva il colpo di testa con la palla che finisce sul fondo. Il sinistro di Ciano, pallone in area di rigore, attenzione, il colpo di testa e la rete del vantaggio del Crotone con Eramo, la rete del vantaggio del Crotone con Eramo, il gol dell'1-0 Crotone, 33esimo minuto, il vantaggio del Crotone, Eramo. Si riparte, 1-0 Crotone al Bentegodi. Grande apertura sulla fascia sinistra, attenzione a De Giorgio che potrebbe andare immediatamente attraverso il numero di De Giorgio, ancora un dribbling De Giorgio con il destro e la palla che finisce in rete, incredibile al Bentegodi, il 2-0, il 2-0 del Crotone, ha segnato De Giorgio, spettacolare gol, 2-0 Crotone, mamma mia che gol, e Crotone 2 Verona 0. Jorginho in avanti verso Cacciatore, posizione regolare per Cacciatore, traversone di Cacciatore, il gol del Verona che riapre la partita esattamente al 15esimo, il gol del Verona con Cacia e sono 17 per Daniele Cacia al 15esimo, dunque il gol del Verona con Daniele Cacia. Moras, apertura con il sinistro dalla parte opposta a Agostini, entra nel rigore ancora Agostini, pallone dentro e poi c'è il gol del pareggio, 2-2 ancora Cacia, sono 18, il Verona pareggia, Daniele Cacia al 19esimo minuto di gioco della ripresa, mamma mia che partita, 2-2. Cacciatore, si ferma più Cacciatore. Continua a macinare chilometri sulla fascia destra, pallone dentro per Skriniar, 3-2 Verona, ha segnato Skriniar sull'assist di Cacciatore, ha messo la freccia il Verona e c'è il sorpasso, le ha indovinate tutte Mandorlini, i suoi cambi stanno portando il Verona alla vittoria. Attenzione a De Giorgio, il numero di De Giorgio che prova a sfondare, palla dentro, tutto regolare, c'è una deviazione, Rafael sulla linea di porta. Prova la conclusione De Giorgio, poi arriva il colpo di testa di Alfredson, finisce il match, il Verona vince per 3-2 sul Crotone, partita incredibile con la rimonta del Verona che batte per 3-2 il Crotone.